Eccoci di nuovo negli studi di Obiettivo News, continuiamo il nostro percorso di interviste ai candidati sindaci del territorio. Oggi siamo a Bosconero col candidato sindaco Paola Forneris della lista Insieme per Bosconero. Benvenuta. Grazie. Paola Forneris, candidato sindaco e sindaco uscente. Sì, ho deciso di continuare in questa avventura perché anche se non sono stati anni facili i 5 in cui ho fatto il sindaco, perché sono stati anni in cui c'è stata una grande trasformazione della pubblica amministrazione, quindi grandi cambiamenti che hanno coinvolto non solo il nostro comune, ma tutti i comuni. In particolare poi nel nostro comune ci sono state anche alcune assenze a causa di pensionamenti e quindi sono stati sicuramente anni non facili. Però ho deciso di continuare perché intanto non mi piace lasciare le cose incomplete, quindi ci sono dei progetti che siamo riusciti a mettere in cantiere solo a fine 2018, quando c'è stato lo sblocco dell'avanzo, e quindi mi sembra importante concludere le attività che abbiamo intrapreso e con la nuova squadra, che è una squadra composta da nuove energie, completare questi programmi e realizzare il nuovo programma per i prossimi 5 anni. Quali sono i progetti già in cantiere? I progetti in cantiere sono vari. Innanzitutto un camminamento che verrà realizzato dagli impianti sportivi fino all'ingresso con San Benigno, un progetto che è stato progettato da Città Metropolitana, visto che comunque è un camminamento ciclopedonale che costeggia la strada provinciale di competenza appunto di Città Metropolitana. E quindi si realizzerà questo percorso ciclopedonale per mettere in sicurezza quel tratto di strada e consentire intanto ai residenti di poter accedere alle proprie abitazioni con la bicicletta o a piedi in tutta sicurezza e poi di consentire a chi pratica sport o corsa o bici di poter raggiungere San Benigno. E tra l'altro è un progetto che è nato anche proprio in accordo con il comune di San Benigno. Infatti anche loro hanno realizzato delle strutture, delle infrastrutture proprio per consentire un percorso ciclopedonale che coinvolge i due comuni. E invece poi il programma è molto ricco e intenso di diversi punti, tra i quali quelli più importanti, quello che riguarda ad esempio la ferrovia canavesana, che è un nodo fondamentale per il territorio, per Sì. Bosconero. La ferrovia è sicuramente un servizio fondamentale per il nostro comune, perché consente di raggiungere Torino e insomma, le altre località servite dalla ferrovia in poco tempo. Però purtroppo nel nostro caso crea un grande disagio perché avendo i passaggi a livello che dividono il paese a metà nel momento di chiusura, abbiamo in tutta la giornata parecchie ore di chiusura. E per questo noi ci siamo attivati, abbiamo sentito in tutte le sedi opportune, quindi a livello di Regione Piemonte, l'assessorato ai trasporti, abbiamo coinvolto la direzione di GTT per trovare una soluzione alternativa. Intanto per ridurre i tempi di chiusura del passaggio a livello e qualcosa in realtà negli ultimi periodi è già stato ottenuto, anche se la percezione magari è minima, però ci sono già dei piccoli accorgimenti che consentono di aprire tra un passaggio e l'altro quando c'è la coincidenza. E poi l'altra iniziativa invece più importante è quella di realizzare un collegamento viario con il cavalcaferrovia già esistente verso San Benigno in modo tale che ci possa essere una viabilità alternativa. Per consentire intanto a chi ha fretta di non fare la coda, quindi di decongestionare anche la coda nel concentrico del paese, nel momento in cui c'è il passaggio a livello chiuso e soprattutto per consentire ai mezzi di soccorso di arrivare in tutta velocità. Purtroppo la gara che c'è stata a livello regionale per l'affidamento del servizio delle ferrovie ha sicuramente rallentato la realizzazione di questo progetto che comunque già depositato da parte appunto della nostra amministrazione in Regione Piemonte e quindi speriamo che i nuovi gestori e il nuovo consiglio regionale, il nuovo assessore regionale possa prendere in considerazione e far partire questo intervento. Facendo un passo indietro, un altro intervento importante è che siete riusciti finalmente, dopo 40 anni, a far realizzare quello della rotonda in Borgata Vittoria.
Sì, la Rotonda in Borgata Vittoria è stato un successo raggiunto con un lavoro di squadra. Io sono fermamente convinta che se non si fa appunto squadra sul territorio per ottenere dei risultati, i risultati non arrivano. È stato un lavoro non facile, anche questo, portato avanti congiuntamente con Alberto Rostagno, il sindaco del comune di Rivarolo, visto che comunque la competenza territoriale è effettivamente del comune di Rivarolo, e grazie all'intervento del consigliere metropolitano Fava e del consigliere Iaria siamo riusciti, insomma, con una lettera che è stata scritta nel 2017 da me e dal sindaco Rostagno, è stata utilizzata appunto da questi consiglieri per fare una mozione e inserire nel bilancio quest'opera che finalmente è in cantiere e si sta quasi per concludere. Nel programma altre opere che riguardano la viabilità, ce n'è una abbastanza importante che riguarda le scuole. Sì, questo è un altro punto critico. Le scuole sono situate in una zona centrale del paese e quindi l'ingresso e l'uscita dalle scuole crea ingorgo. Quindi il progetto che c'è insomma, in cantiere è quello di realizzare una viabilità alternativa e anche un parcheggio che possa consentire in prossimità della scuola di parcheggiare e poi di far defluire il traffico collegando quindi la via dietro alle scuole, quindi via Galimberti, con via Tripoli. Questo è stato possibile grazie anche ad una delibera del Consiglio Comunale. La nostra amministrazione ha utilizzato una norma che consente la trasformazione da produttivo artigianale a residenziale, quindi applicando questa norma regionale si è riusciti a dare una concessione edilizia a dei privati, i quali in cambio realizzeranno appunto questo parcheggio e la viabilità alternativa, quindi con un grandissimo beneficio e a costo zero per l'amministrazione comunale, quindi un grande risultato. Certo. Altri progetti che riguardano la viabilità inseriti nel programma? Un altro progetto è collegato a quello di cui parlavo all'inizio, e quindi questo camminamento ciclopedonale verso San Benigno. L'idea è quella di valorizzare comunque il nostro territorio con delle piste ciclopedonali che possano collegare appunto San Benigno, attraversare il paese con la messa in sicurezza di tratti di strada come quello di Strada del Mulino, poi il collegamento via Piave con Vicolo Grappa e via Villafranca, in modo tale da arrivare in tutta sicurezza e poter godere anche del paesaggio naturale di Bosco Nero e arrivare fino a Frazione Mastri. Quindi un percorso che da San Benigno fino a Frazione Mastri conta quasi 15 km, in modo che si possa percorrere anche insomma, i campi bosconeresi. Lungo questo percorso verranno poi realizzati dei punti di sosta con delle panchine e con degli attrezzi per praticare lo sport all'aria aperta. E un altro collegamento invece è legato al tema della rotonda e quindi sempre qua anche in sinergia con l'amministrazione comunale di Rivarolo che ha previsto insomma, il completamento del nostro progetto e quindi di mettere in sicurezza tutto il percorso che da Bosco Nero raggiunge Borgata Vittoria in modo tale da garantire un percorso in sicurezza sia per i cittadini di Bosco Nero sia per quelli di Rivarolo. Chiaramente ogni amministrazione per il suo pezzo di Certo. competenza. Le associazioni sono una parte importante e vitale di tutti i comuni e quindi anche di Bosco Nero. E so che un sogno nel cassetto è quello di realizzare gli edifici per alcune associazioni. Sì, le associazioni sono fondamentali, soprattutto in questo periodo in cui comunque dal governo centrale le risorse per le attività culturali, aggregative, sportive sono sempre esigue. Quindi è importante valorizzare la presenza delle associazioni. Bosco Nero ha la fortuna di avere oltre 35 associazioni e comitati che in tutti gli ambiti, quindi sportivo, educativo, culturale, agricolo, rendono viva la comunità.
Ci sono in particolare delle esigenze che riguardano intanto la sede delle associazioni, quindi questo edificio del comune che è messo a disposizione delle associazioni che necessita di manutenzione perché possano essere spazi più accoglienti. L'altro grande progetto che si è già avviato in questi anni insieme alla Filarmonica Bosconerese, quindi l'obiettivo è quello di riuscire a realizzare una casa della musica, ci piace chiamarla così, nella quale possano trovare spazio appunto i musici della Filarmonica Bosconerese, che sono numerosi, dove possano trovare spazio gli allievi dell'orchestra giovanile della Filarmonica e che possa anche essere quindi un luogo di promozione della musica bandistica e di orchestra, non solo per Bosconero, ma per il territorio. Quindi c'è questo progetto sul quale insieme alla Filarmonica si è già lavorato e si sta continuando a lavorare. E l'altro obiettivo è quello di implementare le strutture dedicate allo sport, quindi in questo centro polisportivo che viene gestito egregiamente dall'attività volontaria della polisportiva bosconerese, e quello di quindi implementare con nuove strutture dedicate al tennis e ad altri sport, in modo che si possa fornire una proposta più ricca ai cittadini di tutte le età per praticare sport. Certo. Altri temi importanti collegandoci quindi alla musica, a scuola e ragazzi, scuola. Altri temi che riguardano la scuola oltre alla viabilità, altri progetti. Per quanto riguarda la scuola, la nostra amministrazione ha fatto dei grossi investimenti in questi anni, soprattutto legati alla messa in sicurezza degli edifici, quindi si è fatta la valutazione della vulnerabilità sismica e conseguentemente a questo si sono realizzati delle controsoffittature antisfondellamento proprio per garantire la massima sicurezza degli allievi che trascorrono buona parte della loro giornata all'interno di queste strutture. Si è dotata la scuola di strumenti multimediali, quindi mi riferisco alle lavagne multimediali, LIM, e il potenziamento anche della rete Wi-Fi, proprio per consentire anche agli insegnanti di poter utilizzare le nuove metodologie didattiche e poterle applicare appunto anche nei nostri edifici scolastici. L'obiettivo è quello di continuare a collaborare con le scuole, insieme anche al Comitato Albero Amico, che è questa associazione di genitori che sostiene le attività della scuola in modo tale che si possa davvero far sentire la scuola come una parte attiva della comunità. Recentemente è stato anche eletto il primo consiglio comunale dei ragazzi proprio per dare la possibilità agli allievi della scuola secondaria di primo grado di sperimentare la vita amministrativa e la vita comunitaria anche approcciandosi a questo stile. Il programma è suddiviso in diverse macro aree, vediamone qualcuna, ad esempio agricoltura, ambiente, che comunque possono andare anche abbastanza a braccetto. Per quanto riguarda l'ambiente, è già stato fatto un grosso investimento in questi anni per quanto riguarda il risparmio energetico, quindi sia la sostituzione di circa 300 lampade a cura del comune e di Enel, sostituendo le vecchie lampade con delle lampade a LED, le quali hanno comunque consentito e consentiranno negli anni futuri un notevole risparmio sul costo dell'energia elettrica. È stata sottoscritta una convenzione con Enel X per l'installazione di colonnine dedicate alla ricarica delle auto elettriche e quindi l'intenzione è quello di proseguire in questo percorso che oltre ad aver appunto lavorato per quanto riguarda l'illuminazione si è anche agito sugli impianti di riscaldamento e quindi con tutti gli accorgimenti necessari e con le modifiche alle caldaie e agli impianti proprio per avere un risparmio energetico. L'altro tema legato all'ambiente è quello della raccolta rifiuti. Noi appena siamo entrati insomma, appena abbiamo iniziato il nostro mandato, abbiamo avviato il sistema di raccolta porta a porta e questo ha consentito in questi 5 anni una riduzione del costo pro capite dello smaltimento e raccolta di circa il 10%. Quindi l'idea è quella di continuare comunque su questa strada in modo da garantire ai cittadini un risparmio.
Sul tema dell'agricoltura un grande lavoro è stato fatto perché abbiamo redatto il piano di assetto idrogeologico necessario per procedere con le varianti strutturali al piano regolatore e all'interno di questo piano sono state fatte le mappe di tutte le reti idrografiche del territorio bosco-nerese e sono state mappate tutte le prese, tutte le paratoie dei, appunto, dei percorsi idrici e irrigui del comune. Quindi l'obiettivo è quello di continuare ad operare secondo le indicazioni di questo piano di assetto idrogeologico in modo da garantire sia una buona funzionalità del sistema idrico e irriguo per quanto riguarda le coltivazioni e allo stesso tempo anche per prevenire quelli che possono essere i danni ambientali legati alle piene di questi corsi d'acqua. La lista è formata da una squadra giovane e durante la presentazione è stato rimarcato la necessità di rafforzare quella che è la comunicazione. Sì, assolutamente. Quello che mi è stato un po' così recriminato in questi anni era appunto la scarsa informazione rispetto alle attività che l'amministrazione aveva fatto. Noi abbiamo scelto tra il dire e l'agire, abbiamo scelto l'agire, ma ci siamo resi conto che in effetti è necessario mantenere un contatto continuo con la cittadinanza. La squadra è composta da persone appunto esperte e che hanno già alle spalle anni di amministrazione, ma abbiamo voluto integrare il gruppo con dei giovani che sicuramente hanno la capacità e appunto la potenzialità di aumentare le comunicazioni. Quindi l'idea è quella di accrescere l'utilizzo dei social per dare le comunicazioni e quella di installare un totem che possa dare delle informazioni ai cittadini sia da parte dell'amministrazione comunale ma anche da parte di tutte le associazioni che a vario titolo operano sul territorio comunale in modo che ci possa essere un maggiore coinvolgimento di tutta la comunità sulle varie iniziative amministrative e appunto culturali aggregative che il paese offre, che sono tante e quindi è importante che poi tutta la popolazione possa essere informata rispetto a queste iniziative. Un altro punto importante del programma riguarda il lavoro e le imprese. Per quanto riguarda il lavoro, la nostra amministrazione in questi anni ha cercato di collaborare con i vari enti territoriali che sono deputati appunto allo sviluppo delle attività produttive e del lavoro. Mi riferisco alla Camera di Commercio, mi riferisco ai centri per l'impiego, mi riferisco insomma, a tutte le altre realtà che possono sostenere la ricerca del lavoro e il mantenimento del lavoro. Abbiamo avviato i cantieri di lavoro, le borse di lavoro, i lavori di pubblica utilità, proprio per dare la possibilità a chi era fuoriuscito dal mercato del lavoro di poter fare delle esperienze che potessero intanto integrare il proprio reddito e poi essere riavviati sul lavoro. E per quanto riguarda le imprese, invece, l'obiettivo è quello di sostenere le imprese e di favorire il mantenimento delle imprese esistenti e magari anche di attrarre nuove imprese ad investire sul territorio bosco-nerese. E questo lo si può fare semplicemente avendo una disponibilità degli uffici a appunto accogliere quelle che sono le richieste, accompagnare le imprese nelle varie attività burocratiche che purtroppo sono quelle che spesso fanno passare le iniziative e tolgono l'entusiasmo e rallentano sicuramente i tempi di realizzazione di un'attività. Quindi l'obiettivo è proprio questo, cioè di essere vicini alle imprese, di mettere a disposizione tutto quello che la macchina amministrativa può per favorire lo sviluppo e la crescita delle attività, che siano commerciali, che siano artigiane o che siano industrie che per fortuna sono presenti sul territorio, che godono insomma di bilanci sani e che quindi devono essere sostenute. Certo, è importante il sostegno alle imprese come è importante il sostegno alla persona, quindi i servizi per la persona.
Bosco Nero credo che si possa dire è un paese che copre buona parte dei servizi. Abbiamo dall'asilo nido alla scuola secondaria di primo grado, cioè la scuola media, e questo non è scontato in comuni delle nostre dimensioni. Ci sono altri comuni limitrofi ai nostri che non hanno tutti questi servizi. Quindi l'obiettivo è quello di mantenere questi servizi, sostenendoli, arricchendoli e fornendo quelle che sono poi le esigenze, i servizi per rispondere alle esigenze delle famiglie e insomma, delle persone. Noi riteniamo che Bosco Nero sia riuscito nel tempo a mantenersi un paese a misura d'uomo, con una buona qualità della vita. Sicuramente ci sono delle cose che possiamo migliorare, che possiamo creare e innovare, però partendo da quella che è la struttura appunto del nostro paese, cioè un paese accogliente a misura d'uomo. Bosco Nero ha una frazione, Mastri. Cosa avete in programma per questa frazione? Mastri è una frazione che in questi ultimi anni è stata tenuta in considerazione attraverso la Commissione Mastri, e cioè un gruppo di persone nominate dall'amministrazione comunale che rappresentano quelle che sono le istanze appunto della frazione. Quindi quello che in futuro si vorrà fare è quello di realizzare intanto anche impianti di videosorveglianza sulla frazione, in collaborazione anche qui con il comune di Rivarolo, e sempre per quanto riguarda la collaborazione con gli altri comuni, mantenere costanti i tavoli di confronto con le amministrazioni, perché Mastri è sotto tre comuni, e quindi quello che è stato fatto in questi anni e che si vorrà mantenere è proprio quello di garantire un costante confronto con gli amministratori anche degli altri due comuni, perché poi le scelte possano essere condivise ottimizzando quelle che sono le risorse chiaramente disponibili da parte dei tre comuni. Nominando la videosorveglianza, c'è un progetto che non riguarda soltanto la frazione, ma anche il concentrico E la e le periferie. videosorveglianza era un tema che era nel nostro programma già di questo mandato che si sta concludendo, ed è stato realizzato in quanto già nel 2017 sono state installate le prime telecamere. Poi, una volta valutata l'efficacia di questo sistema di videosorveglianza, è stato implementato con una seconda parte di installazione che si è completata proprio in questi giorni, e che quindi, oltre a coprire le parti, diciamo, più sensibili, quindi luoghi di ritrovo dove c'è la possibilità che ci siano magari atti vandalici, in questo momento sono state installate telecamere che coprono i quattro varchi di accesso al paese, in modo tale che possano essere individuate auto insomma, all'ingresso e in uscita dal paese. E un'altra telecamera è stata anche installata presso il centro di raccolta ecologica, proprio per garantire anche qui che non avvenga abbandono di rifiuti in prossimità di quest'area. Quindi è un progetto che si è già in parte realizzato e che probabilmente verrà anche poi implementato con nuove esigenze di installazione telecamere. Un programma ricco e complesso, ci sono ancora dei punti di rilievo di cui vogliamo parlare? Sì, mi vengono in mente due questioni, una legata alla banda ultralarga, quindi la fibra. Noi abbiamo sottoscritto con il Ministero e con la Regione Piemonte un accordo di programma già nel 2017 affinché venga realizzata l'infrastruttura per portare la fibra anche a Bosco Nero, e quindi entro il 2020 ci dovrebbe essere la posa appunto dell'infrastruttura perché a Bosco Nero possa esserci la banda ultralarga. E questa è sicuramente un'azione che riteniamo importante sia per i cittadini, ma in particolar modo anche per le imprese e per le attività produttive. L'altra attività che è già, diciamo, in cantiere, nel senso che è già stato deliberato dal comune questa iniziativa, ed è quindi la realizzazione di un parcheggio nei pressi della stazione. Noi come giunta e come consiglio comunale abbiamo deliberato, grazie appunto alla possibilità di utilizzare
fare l'avanzo, l'acquisto di un'area prospiciente alla ferrovia, alla stazione, in modo tale da realizzare un parcheggio da utilizzare sia da parte delle auto, ma anche come movicentro e quindi per lo scambio ferro-gomma per quanto riguarda appunto gli studenti e insomma, le altre categorie che utilizzano i mezzi di trasporto. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è quasi terminato. Un messaggio ai cittadini. Il nostro gruppo si presenta come un gruppo che è formato di persone con esperienza, che in questi anni hanno maturato l'esperienza sul campo attraverso una presenza costante alla vita amministrativa e alla vita della comunità. Unito a persone nuove, giovani, alle quali vogliamo consegnare il futuro del paese. Siamo tutti residenti a Bosconero perché siamo convinti che per amministrare un paese sia necessario viverlo quotidianamente e quindi chiediamo la fiducia ai cittadini perché ci diano la possibilità di continuare ad amministrare completando le iniziative nei prossimi 5 anni. Ringraziamo Paola Forneris della lista Insieme per Bosconero e continuate a seguirci.